carbone attive, 8 gigawatt per tradurlo in produzione, però comunque un segno importante che queste centrali saranno, smetteranno la loro attività nel 2025, secondo la strategia energetica nazionale. Un obiettivo di aumento delle fonti rinnovabili, che dall'attuale 17,5% vanno al 28% rispetto a tutti i consumi al 2030 e dall'attuale 33,5% vanno al 55% sui consumi elettrici, un aumento dell'efficienza energetica, un risparmio di CO2 emessa rispetto al 90% del 39% al 2030, del 63% al 2050. Un volume di investimenti molto consistenti, naturalmente sappiamo tutti che la politica energetica è un driver fondamentale di politica industriale, quindi un volume di investimenti molto importante, stimato in 175 miliardi di euro, che vanno su reti e infrastrutture per 30 miliardi, su rinnovabili per 35 miliardi, su efficienza energetica per 110. Non mi sorprende il maggiore impegno su efficienza energetica, molta della politica di sostegno all'efficienza energetica è stata fatta con bonus, ma naturalmente agire come un fondo di garanzia, come si intende fare per sostenere interventi più massicci di miglioramento della performance degli edifici, soprattutto, è molto importante. Faccio solo due considerazioni più o meno conclusive, direi. La prima è uno dei grandi investimenti da fare è l'investimento sulle reti, perché naturalmente l'energia rinnovabile è in qualche misura intermittente, non prevedibile, ma intermittente, cioè non c'è in tutti i momenti, ma sapete meglio di me che i sistemi di accumulazione, le batterie, lo storage, le reti di trasmissione intelligenti sono in grado di gestire situazioni di questo tipo. Succede ad esempio in Germania, dove incredibilmente in Germania la produzione di solare è più alta della nostra e la rete consente di gestire la maggiore immissione di energia da fonti rinnovabili nel sistema tedesco, che pure presenta però gravi danni all'ambiente, perché sapete che in Germania la produzione da carbone è molto molto più elevata di quanto avviene nel nostro paese. Quindi la prima chiave fondamentale per riuscire a realizzare gli obiettivi che dobbiamo tutti rispettare è quello di investire sulle reti intelligenti. La seconda è quella di favorire l'elettrificazione dei consumi, fare in modo che sempre di più l'uso finale di energia sia un uso finale di energia elettrica, perché è quella che più facilmente può essere prodotta da fonti rinnovabili. Questo si traduce semplicemente, lo traduco io semplicemente con una prima connessione, che è la prima che mi viene in mente, ed è sulla mobilità. Favorire l'elettrificazione dei consumi vuol dire che la mobilità deve diventare sempre di più elettrica, perché questo è il modo con il quale anche in quello che finora è uno dei settori meno affrontato e meno modificato in modo virtuoso rispetto all'uso finale di energia, quella è la strada attraverso la quale lì si diventa più virtuosi, quindi meno dipendenti da petrolio essenzialmente, da fonti fossili. Questa è la logica che ha ispirato la redazione della SEN, della Strategia Energetica Nazionale, che è ovviamente la base per predisporre il piano clima energia, che siamo chiamati a mandare alla Commissione Europea al 2018. Questo per sottolineare in conclusione, e su questo davvero concludo, quanto l'energia sia naturalmente centrale in un paese per, come politica industriale, centrale per garantire la competitività delle imprese e la sicurezza, ma sulla sicurezza faccio solo un inciso. Noi siamo un paese che dipende da importazioni di fonti fossili, che poi trasformiamo, tant'è che addirittura il nostro sistema tradizionale ha una produzione che è il doppio rispetto al momento di picco. Quindi per chi è preoccupato che magari si produce poca energia, il sistema tradizionale produce ora il doppio di quanto usiamo in un momento. E a questo poi va aggiunto ciò che si produce con rinnovabili e con efficienza energetica. Ma dicevo, l'approvvigionamento arriva soprattutto da importazioni dall'estero, quindi quanto più noi siamo in grado come paese di poter contare su impianti rinnovabili, che vanno quindi con il sole e con il vento, risorse che evidentemente non importiamo dall'estero, o con risparmio di energia, cioè con efficienza energetica, tanto più il nostro sistema diventa meno legato a situazioni